arriva al colonnello Giovannone a Beirut un dispaccio, peraltro riscontrabile, depositato anche dal notaio, nel quale il 2 marzo l'ammiraglio Remo Manusatti del Ministero della Difesa dice al colonnello Giovannone prendere contatti immediati con i gruppi del terrorismo medio orientale per la liberazione di Moro, che sarà rapito 14 giorni dopo. Ora è chiaro, noi abbiamo cercato, ma è inutile insistere, il Ministero della Difesa non c'è più niente di tutto questo. Se voi pensate che sono scomparsi i verbali del comitato di crisi dei 55 giorni, l'unico ministro degli interni che ha fornito qualche cosa è stato Enzo Scotti. Se voi pensate che il capo della polizia dell'epoca, il prefetto Parisi, dice per brevità non facevamo i verbali durante i 55 giorni, tenete presente che al nostro ministero degli interni ci sono i verbali di quando voi stavate con il Lombardo Veneto e io vivevo nel Regno delle Due Sicilie. Quindi non dell'inizio dell'Italia, ma quando l'Italia non c'era. Però nei 55 giorni i verbali misteriosamente o non si fanno o scompaiono, tranne poi a trovare in via Gradoli carta intestata del Ministero degli Interni. Via Gradoli. Salvo poi a trovare nella tasca di Valerio Molucci, quando viene arrestato il 29 maggio del 79 in via del Giulio Cesare a Roma, il nome e cognome di un ufficiale dei servizi segreti, no, senza servizi segreti, un ufficiale della Questura di Roma, Ministero degli Interni, che la mattina del 16 marzo 78 faceva servizio all'ufficio radioscorte del Viminale. E salvo poi a sapere dal capo dell'ufficio radioscorte del Viminale che dice le macchine delle persone scortate erano teleguidate. Domanda. E che significa? Che noi per telefono gli dicevamo un percorso da fare. E allora perché Moro dalla chiesa quella mattina si dirige a Via Fani? Doveva andare in Parlamento. Il passaggio da Via Fani è come se uno da Varese per andare a Milano andasse prima a Sobrio, si può fare, ma va internata la persona che fa una cosa del genere. Moro quella mattina fa un passaggio retrostante rispetto al punto di partenza e rispetto al punto di approdo. E i brigatisti, guardate, i brigatisti, la notte prima tagliano le ruote a Spiriticchio, il fioraio. Quindi i brigatisti probabilmente sapevano che sarebbe passato da là, perché mica ogni sera potevano andare a tagliare le ruote. Resta il mistero di chi ha fatto, secondo me non sono stati brigatisti, di chi ha fatto 2 perizie a nome di un'agenzia automobilistica Ricci al Prat di Roma per sapere che cosa, dove abitasse Spiriticchio. E tu per sapere dove abita Spiriticchio, che da 20 anni vendi i fiori di Afani, vai a fare 2 perizie al Prat a gennaio? No, i brigatisti l'avrebbero seguito e sarebbero andati a vedere dove abitava. Quindi da gennaio qualcuno ipotizzava il rapimento Moro e non erano i brigatisti, perché i brigatisti non vanno il sabato al nome dell'agenzia Ricci al Prat a fare le perizie per vedere dove abita Spiriticchio. E che c'è da Spiriticchio? Un grande rigurgito di volontà delle Brigate Rosse che si preoccupano di eliminare Spiriticchio perché sennò sarebbe stato colpito. Ma no, quella mattina in via Fani ci sono 5 testimoni oculari, il giornalaio, il distributore di benzina, un poliziotto in permesso che passa per caso, un medico e l'ingegnere Marini. E voi vi preoccupate di eliminare perché se no poteva essere colpito? No. La eliminazione di Spiriticchio serve perché lì ci deve stare qualche altro. E non è affatto vero, che tentino di dimostrarlo, che le Brigate Rosse
hanno ucciso sparando soltanto da sinistra, perché da destra aveva sparato qualche altro. E quella immagine di Molucci, che è una dichiarazione ad orologeria, perché ogni tanto dice una cosa, quella dichiarazione, il cosiddetto memoriale Molucci Baracca, è un memoriale che è un personaggio, non uno qualsiasi, il Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, trattiene per 4 anni, corpo di reato, andava consegnato subito alla magistratura, la dedica è dell'86, la magistratura ha quel materiale nel 90, e la dedica dice solo per me, signor Presidente, è tutto scritto agli atti della magistratura, ma qui al posto dei nomi, dei numeri, ci sono i nomi. Caso strano, chi porta questo materiale? Suor Teresita Barillà è l'unica italiana deceduta per essere stata investita durante una processione religiosa. Può succedere a tutti, ma è successo a lei. Tutto questo per dire che cosa? Per dire che altri 100 libri, soprattutto se fatti con rigore morale, scienza e coscienza, perché qua nel gruppo dei libri sta nel fatto che uno la mattina si convince di una cosa e scrive un libro o fa una dichiarazione per dimostrare l'assioma del quale si è convinto. Non funziona così. La verità